saluto a tutti, benvenuti a questo primo incontro del 2022, ancora fortemente limitato dalle norme anti-Covid, però è meglio di niente, diciamo così, almeno riusciamo a farlo, no? Ed è un piacere vedere che siete comunque numerosi nel rispetto dei posti che il museo ci concede. E oggi siamo qui per presentarvi un interessantissimo saggio di Maria Cristina Ricci, che è Le parole del castello nelle opere di Dante. Oltretutto ci tengo a dire questa iniziativa, che è dell'Associazione Italia Medievale, è fatta in collaborazione con l'Istituto Storico Italiano dei Castelli, sezione Lombardia. Quindi riprendiamo una collaborazione che avevamo già avviato più di un anno fa e che intendiamo proseguire nel tempo, perché ci fa molto piacere questo rapporto comune e di comune interesse. Io, come al solito, non amo perdermi in chiacchiere, perché mi piace sentire cosa ci racconta l'autrice di questo saggio, e quindi lascio subito la parola a Maria Cristina Ricci. Grazie. Grazie signor Calì e grazie a voi che siete intervenuti, è un'occasione per vedere tanti amici che in questo periodo non riusciamo a incontrare. Allora, due parole sulla genesi di questo mio breve saggio, proprio tascabile. Era il marzo 2020, si iniziava a rimanere chiusi in casa, e un mio amico qua presente, uno storico amico, storico per professione e storico anche per la lunghezza della nostra amicizia, mi ha suggerito di ricercare nelle opere di Dante tutti i riferimenti che avevano a che fare con i castelli, le fortificazioni, le tecniche militari, proprio conoscendo la mia lunga militanza nell'Istituto Italiano dei Castelli e due miei precedenti lavori di, diciamo, di schedatura dei castelli che erano nella zona, io abito a Gorgonzola, quindi nella zona dell'est milanese e anche nella zona a sud di Milano. Io mi chiamo un poco, ma un giorno mi hanno presentato la lista di tutti i passi danteschi in cui c'erano le citazioni. Davanti a questo impegno mi sono messa a lavorare, un po' con timore, proprio il timore riverenziale anche verso Dante. Io ho fatto il liceo classico, poi mi sono laureata in filosofia, quindi non ho nessuna preparazione specifica letteraria, però ho cominciato a lavorare e man mano che il lavoro proseguiva scoprivo tantissimi motivi di interesse, tantissime motivazioni. Una volta fatto la prima bozza, l'ho inviata alla Società Dantesca di Firenze, che è l'istituto più qualificato, fondato a fine Ottocento, proprio per diffondere gli studi danteschi, ricevendo un avallo. La dottoressa Allegretti mi ha risposto dicendo che il suo lavoro è ben concepito e ben strutturato, è caratterizzato dal fenomeno dell'incastellamento. In mancanza di un'autorità forte statale, per iniziativa privata di signori o anche di enti ecclesiastici, si comincia a costruire questi castelli dove rifugiarsi, rifugiare anche la popolazione, in caso di invasione nemica. Qua due anni fa avete avuto come relatore Aldo Settia, che appunto ha pubblicato questo bellissimo studio del fenomeno dell'incastellamento nell'Italia padana. Qua sono presenti storici che meglio di me potrebbero illustrarvi questo fenomeno. Ritornando a Dante, quindi per Dante il castello era un oggetto molto usuale, cioè i borghi erano fortificati, le campagne erano costellate di torri d'avvistamento, e quindi possiamo dire che l'eredità
maggiore del Medioevo che abbiamo ancora oggi sono proprio i castelli. A parte dopo i luoghi di culto, sono proprio i castelli che sono giunti ancora fino a noi. Dante è stato uomo d'armi. A 24 anni combatte nella battaglia di Camballino nel ruolo di feitore, cioè di cavaliere non armato, alla leggera, che per primo attacca subito dopo la fanteria. Quindi questo comporta che aveva un cavallo da guerra e che si allenava, perché non è assolutamente facile combattere con la lancia a cavallo, per cui questa esperienza, Camballino è una battaglia fondamentale per la storia di Firenze, succeduta poi di qualche mese alla partecipazione di Dante all'assedio del castello di Caprona, dove si erano insediati i pisani, segna profondamente la vita di Dante. Uno storico della lingua, Giuseppe Patozza, sostiene che se Dante non avesse avuto questa esperienza militare, l'inferno sarebbe stato scritto in maniera molto diversa. L'esperienza bellica segna tantissimo tutta la letteratura, specialmente del Novecento, sia guerra combattuta che sia guerra subita, perché è proprio un'esperienza talmente forte, talmente coinvolgente, che lascia delle tracce profonde nella letteratura. Poi il punto Medioevo è caratterizzato appunto da queste guerre anche intestine fra comuni e anche fra fazioni all'interno della stessa città, e la vita di Dante è l'esempio più evidente, no? Il conflitto tra quelli bianchi e neri che causerà il dramma del suo esilio, del suo allontanamento da Firenze. Questo aspetto di Dante, uomo d'armi, non è stato... La letteratura su Dante è sconfinata. Questo aspetto di Dante, uomo d'armi, è abbastanza secondario, però non è stato esaminato a fondo. Quindi questo mio saggio, anche secondo appunto Franco Cardini, ha il merito di aver trattato un argomento finora non sufficientemente illustrato. Allora, le opere principali dove sono più numerosi i riferimenti alla pittura castellana sono Il Fiore, quest'opera giovanile ancora molto legata all'ambiente cortese, alla cultura cortese, di dubbia attribuzione a Dante. Molti studiosi nel corso del Novecento, tra cui Giancarlo Contini, l'ha attribuita sicuramente a un Dante giovanile ancora scanzonato e ancora legato alla cultura cavalleresca. Mi piace ricordare, qua ho messo in copertina, no? Sì, questo libro di Pio Raina. Io sono valtellinese, una gloria di Sondrio, una gloria cittadina, e Pio Raina, questo linguista, che è uno dei fondatori della società dantesca, specializzato in letteratura cavalleresca, che ha appunto attribuito con certezza Il Fiore e Il Detto d'Amore a Dante. Questo poemetto si compone di 200 e passa sonetti e narra le vicende del cavalier Durante, e Durante è il nome per esteso di Dante, un nome molto frequente nella Firenze del Medioevo, e descrive un archetipo della letteratura cavalleresca, la bella che viene rinchiusa nel castello e il cavaliere che deve conquistare il castello per conquistare la donna, che in questo caso si chiama Bella Accoglienza. Adesso do la parola alla mia amica Tiziana Altomanni,
che vi leggerà i passi di Dante che poi io andrò a commentare. Fondare un castello con grandi fossi intorno e barbacani, che molto ridottava uomini strani, si facella quelli di suo ostello, e nel mio luogo un casser forte bello, che non dottava assalto di villani, fece murare maestri più sovrani di marmo lavorato e di scalpello, e si fece far quattro portali con gran torri di sopra imberbescate, unque nel mondo non fur fatte tali, e porte carditoie da via ordinate che venian per condotto di canali, l'altre erano tutte di ferro sprangate. Anche l'altra. L'amante, quando Gelosia vide il castel fatto, si pensò d'aver di guarnimento, che egli non era suo intendimento di renderlo per forza né da patto. Per dare i suoi nemici malattratto, vi mise dentro gran saettamento, e pece e olio e ogni altro argomento, per arder castel di legname o gatto. S'alcun non si vi volesse approssimare, che perduti ne sono molti castelli, per non prendersi guardia del cavare, ancor fe far trabocchi e manganelli, per gli nemici lungi far stare, e servirli di pietre e di quadrelli. Quanti termini castellani in due soli sonetti. Allora, abbiamo i barbacani, il cassero, le torri imberbescate, le porte caditoie, il saettamento, la pece e l'olio, i trabocchi e i manganelli, il gatto e i quadrelli. Allora, in breve vi dirò qualcosa su questi termini che fanno proprio parte della tecnica d'assedio al castello. Si parla di armi per assalire il castello e anche di armi che dall'interno del castello vengono gettate al di fuori sugli assalitori, come nella miniatura della precedente diapositiva, dove vediamo, è una miniatura del XII secolo che rappresenta un assalto al castello. Il mio saggio alla fine ha un glossario di tutti questi termini. Il barbacane è una costruzione avanzata, spesso staccata dalle mura e messa nella posizione più vulnerabile del castello, ossia le porte. Le torri imberbescate, le bertesche sono degli apparati a sporgere in legno che vengono messe appunto nei punti più vulnerabili del castello per avvistamento e poi per lanciare sugli assalitori quegli oggetti, l'olio, liquidi bollenti e pietrame e anche ordigni infuocanti per incendiare appunto le macchine belliche sottostanti. Che cosa sono queste macchine? Il trabucco, la bertesca, il trabucco, il mandano e il gatto. Il trabucco che è una macchina militare che per lanciare dei grossi massi al di là delle mura. Questo comportava una specializzata ingegneria cantieristica per costruire questo castello di legno e poi calcolare la gittata del proiettile che veniva lanciato, quindi studi di balistica per far superare l'altezza delle mura questi proiettili di pietra. E così il mangano e il gatto, questo termine così curioso, il gatto si riferisce a una sorta di questa macchina, cioè una rete protetto da una struttura di legno che però veniva rivestita anche in lamiera proprio per impedire che venisse incendiata, e con questo ariete gli assalitori cercavano di aprire una breccia nel castello.
Passiamo ora alla commedia. Allora, i riferimenti ad architetture fortificate e alla tecnica militare sono presenti esclusivamente nell'Inferno, non nel Purgatorio e nel Paradiso. Questo si spiega proprio perché l'Inferno è il luogo della sofferenza, della lotta, della guerra continua tra i demoni e i dannati. E quindi il castello si presta molte volte a fare la scenografia a questi scenari. E, queste sono le due immagini più conosciute di Dante, quindi nella prima immagine vediamo l'affresco che c'è nel Duomo di Firenze del 1440 circa, e Dante viene rappresentato non a caso tra due strutture fortificate, l'Inferno raffigurato da quella porta e la città di Firenze, città murata. All'epoca di Dante si sta costruendo la nuova cerchia di Firenze, atta a contenere una città che ormai ha raggiunto quasi 100.000 abitanti e che diventerà una delle più importanti città europee. L'altra immagine invece si riferisce alla celeberrima immagine di Botticelli che rappresenta la Voragine Infernale. Possiamo proprio dire che il castello sia quasi una... l'Inferno di Dante sia l'immagine di un castello rovesciato, dove il pozzo finale dove siede Lucifero rappresenta il dongione, il maschio, la torre principale, la sede del potere, da dove Lucifero comanda e dirige il suo esercito infernale. Questa è una diapositiva che appunto riassume forse in termini più appropriati. Scusate, io scrivo meglio di come parlo, per cui nel libro penso di essere riuscita a spiegarmi molto più chiaramente di quello che sto facendo ora. Lo rileggo perché più o meno ve l'ho già detto. Allora, veniamo adesso invece al canto quarto, il castello degli spiriti magni, e do la parola a Tiziana. Venimmo al piè d'un nobile castello, sette volte cerchiato da alte mura, difeso intorno d'un bel fiumicello. Questo passammo come terra dura, per sette porte entrai con questi savi, giugniamo il prato di fresca verdura. Genti veran con occhi tardi e gravi, di grande autorità nei loro sembianti, parlava rado, con voci soavi. Tremmoci così da lunghe canti, il luogo aperto, luminoso e alto, sì che ver si contiene tutti quanti. Con la diritto, sopra il verde smalto, mi fuoro mostrati gli spiriti magni, che nel veder in me stesso mi salto. La prima cantica in cui, il primo canto in cui compare la parola castello è questo. Siamo nel limbo e nel castello degli spiriti magni vengono ospitati in maniera protetta, diciamo, tutti coloro che, essendo vissuti prima della venuta di Cristo, non avendo ricevuto il battesimo, non possono aspirare ad altro che appunto a questo luogo dell'antinferno in cui vengono rinchiusi, diciamo, tutti i riferimenti culturali di Dante. Virgilio stesso è nel limbo con i grandi poeti di riferimento di Omero, Ovidio, Lucano, di Dante, e così i filosofi greci
cioè proprio il pantheon, diciamo, culturale di Dante. E il castello in questo senso è rappresentato come luogo privilegiato che protegge gli spiriti maligni dalla bolgia infernale, dove c'è luce, non ci sono tenebre, dove c'è silenzio e non le urla bestiali che avremo negli altri luoghi, e dove gli spiriti camminano e passeggiano sul prato verde smeraldo parlando in tono lieve. Per contrasto avremo poi la città di Dite, dove invece il maestro e il pellegrino vengono respinti fuori dalle mura, e dove dei rigni attaccano i due pellegrini dall'alto delle mura. Tiziana? Lo buon maestro disse: o vai, figliolo, s'appressa la città che a nome dite, coi gravi cittadini, col grande suono. E io, maestro, già le sue meschite là entro certe, nella valle c'erano, vermiglie, come se di fuoco uscite fossero. Ed egli disse: il fuoco eterno, che entro la foca le dimostra rosse, come tu vedi in questo basso inferno. Noi pur giungemmo dentro l'alte fosse, che vallan quella terra sconsolata. Le mura mi parean che ferro fosse. Non senza prima far grande aggirata, venimmo in parte dove il nocchier forte «usciteci!» gridò. «Qui è l'entrata!» Io vidi più di mille in sulle porte da ceppi ovuti che stizzosamente dicean: chi è costui che senza morte va per lo regno della morta gente? C'è proprio un contrasto netto fra il castello degli spiriti maligni, invece quest'altra fortezza in cui sono rinchiusi i racconti che si azzuffano nel fango, dove prima c'era il fossato tranquillo d'acqua che viene attraversato dal maestro e dal discepolo a piedi. Qua invece c'è il fango dove si dilaniano i racconti. Siete peschiera, bello e forte arnese, da fronteggiare bresciani e bergamaschi, ove la riva intorno più discese. Ivi conviene che tutto quanto caschi, ciò che in grembo ben acqua sta non può, e fassi fiume giù per verdi paschi. La fortezza di Peschiera, Peschiera è la romana aridica che sorge su tre isole all'uscita del Mincio dal Garda, ed era sede della flotta romana perché in un punto strategico di controllo delle rotte dal nord verso Mantova e poi il Po e l'Adriatico. Successivamente Peschiera viene fortificata della Scala con la fortezza, e poi con i veneziani con la cittadella pentagonale, per diventare poi nell'Ottocento uno dei capisaldi del quadrilatero asburgico. Tosto che l'acqua a me percò, non più Benacco, ma Mincio si chiama, fino a governo dove cade il Po. Non molto corso, che trovo una lama nella quale si distende e si imparuga. Gli uomini poi, che intorno erano sparti, s'accolsero a quel luogo che era forte per lo pantan che aveva da tutte parti. Virgilio qua incontra Manto, la mitica fondatrice di Mantova, luogo di nascita del poeta. E
Dante descrive Mantova come la città che sorge nella palude, circondata dall'acqua. Io faccio l'ipotesi che Dante conoscesse l'opera ingegneristica creata da questo ingegnere militare bergamasco, Alberto Pitentino, che viene chiamato dal podestà di Mantova per rendere Mantova una fortezza imprendibile proprio grazie all'uso delle acque. Il pantano, il mincio che si impaludava, viene regimentato con la costruzione di dighe ancora chiaramente visibili, dando origine ai tre laghi, il lago superiore, inferiore e di mezzo di Mantova, che garantisce l'isolamento della città e quindi la sua difesa. Quale nell'arzanà di Viniziani bolle l'inverno la tenace pece a rimpalmare i leghi lor non sanno che navicar non corno in quella vece chi fa suo regno nuovo e chi ristoppa le coste a quel che più viaggi fece chi ribatte da droda e chi da poppa altri faremi e altri volge sante, chi terze ruolo e a timoni toppa, tal, non per fuoco ma per divinarte, bollia la giusa una pegola spessa, che riscava la riba d'ogni parte. Qui vengono condannati i barattieri che vengono rimpuzzati con i forconi dai demoni nella pece ribollente. Questa immagine richiama a Dante l'arsenale di Venezia. L'arsenale è un luogo strategico per l'importanza della città che fonda tutto il suo potere sia mercantile e militare sulla flotta. L'arsenale viene costruito già nel 1100 ed è la fabbrica più grande dell'epoca, dove appunto Venezia costruisce le sue navi così importanti per il suo dominio sul Mediterraneo. Gli operai che ci lavorano in condizioni appunto di duro lavoro e di alta tecnologia dovevano essere avevano il segreto professionale, non potevano lasciare Venezia per non diffondere la loro perizia. Ed era fortificato perché nell'arsenale venivano conservate anche le armi. Non a caso poi l'arsenale di Venezia viene costruito nel sestiere chiamato Castello. A memoria di questa citazione di Dante, le residenze dei governatori dell'arsenale vengono chiamate, penso nell'Ottocento, inferno, purgatorio e paradiso. Erano molte alte torri. Oddio, maestro di che terra è questa? E lei a me, però che tu trascorri per le tenebre troppo dalla luce, avviene che poi nell'immaginare aborri. Tu vedrai bene, se tu là ti congiungi, quanto il senso ti inganna di lontano, però alquanto più te stesso pungi. Poi caramente mi prese per mano e disse, pria che noi siamo più avanti, a ciò che il fatto menti paia strano, sappi che non son torri, ma giganti, e son nel pozzo intorno dalla ripa, dall'ombilico in giuso tutti quanti. Come quando la nebbia si dissipa, lo sguardo a poco raffigura ciò che c'era il vapor dell'aere stipa. Così forando l'aura grossa e scura, più e più appressando per la sponda, fuggiami allora e crescevi paura. Però che, come sulla cerchia tonda, monte regioni, torri si corona,
Così la proda che il pozzo circonda torreggiava di mezzo la persona, gli orribili giganti, cui minaccia Giove del ciel ancora quando tuona. E io scorgeva già dal culo la faccia, le spalle e il petto, e del ventre gran parte, e per le coste giù ambo le braccia. Dante paragona i giganti che sporgono dal busto in su alle torri di Monteriggioni. Monteriggioni, questa fortezza sorta nel 1200 dai pisani sulla via Francigena, presenta una cerchia muraria ancora quasi intatta, ellittica, con queste grandi torri a cavaliere, cioè mezze sporgenti e mezze all'interno della cerchia muraria, vuote all'interno, che domina il paesaggio di questa zona. Era considerata una fortezza imperdibile perché nel suo fossato veniva accatastato del carbone che in caso di incendio veniva acceso. Quindi questa immagine reale che Dante conosce bene viene usata per far capire al lettore la situazione delle malevolte, siamo arrivati al pozzo finale, no? Con i giganti che lo sorvegliano. Io sono arrivata alla fine di questa mia presentazione, che riguarda solo alcune delle citazioni che poi troverete nel libro, oppure ci sono citazioni anche di tecniche d'assedio, di segnali luminosi tra le torri. Concludo appunto ringraziando tutti voi e soprattutto le persone che ho incontrato in questi 15 anni all'Istituto Italiano dei Castelli, e in particolare la professoressa Graziella Colombo Zanella, mancata l'anno scorso, dalla quale ho imparato tantissimo. Passo ora la parola a Giusy Villari, che vi illustrerà l'istima. Grazie. La sua umanità, la sua cultura, veramente, è nei nostri cuori, e sicuramente avremo modo, oltre che in questa occasione, di ricordarlo attraverso eventi. Purtroppo in questi 2 anni ci sono state perdite molto importanti per la nostra sezione, in particolare, e quindi ricordo anche Flavio Conti, ricordo Luciano Moncari, ricordo Graziella Colombo Zanella, e con questo mi muovo nella Lombardia. Cristina è stata modesta, non è vero, sai raccontare quei tempi, non ne voglio rubare io a voi, i tempi erano veramente ristretti. Lei chiama il suo libro il librino eterno. Leggetelo questo librino, si lascia leggere, ha un bel formato tascabile, e in realtà offre degli spunti che in questa occasione abbiamo avuto solo, si può raccontare tutto. Le parole di Castello sono fondamentali. Quando il nostro istituto, l'Istituto Italiano dei Castelli, ha compiuto i 40 anni a Firenze, abbiamo proprio fatto un convegno su questo argomento. E tenete conto, ma lo sapete più di noi, la prima cosa che voglio fare è ringraziare vivissimamente Italia medievale e confermare veramente l'inesauribile Maurizio Carì, che ci ha offerto anche questa opportunità anche di essere ospitati in questa sala. Nel vostro percorso, parlo di Italia medievale, sicuramente le parole, l'importanza delle parole nel Medioevo l'avete percorsa con tante persone. Le parole di Castello qui sono a vari livelli,
sono il racconto di Dante e della vita di Dante, quindi la sua viva esperienza. Per esempio, forse non conosciamo a sufficienza il Dante che fa guerra, il Dante giovane, ecco, il Dante che la vive l'esperienza della battaglia. E Maria Cristina dice, questo si vede nei suoi testi, si vede che non parla per interposta persona o per linguaggi o per parole che non conosce, le ha vissute. Mi è piaciuta l'immagine dei centauri che saettano procedendo velocissimamente. Evidentemente questa cosa lui l'aveva vista sul campo, all'ombra di qualche del castello. Altre cose, lo so, lui racconta, le trovate le citazioni nel testo di Cristina, racconta del segnale di fuoco, quindi ce lo siamo raccontato mille volte, che si facevano i segnali di fumo, che di sera si facevano dalle torri i segnali con il fuoco, e queste cose le ritroviamo, le scontiamo nel testo di Dante. L'ha vissuta direttamente questo percorso. Ovviamente Dante ci racconta le parole del castello finché non arriva la polvere da sparo, quindi ci sono alcune parole che sono fuori campo, quindi il bastione, il ballardo, ovviamente entreranno in gioco nel momento in cui useremo la polvere da sparo. Un'altra cosa interessante è che Dante è un reporter e quindi ci racconta il suo momento qual è. Per esempio Peschiera, ecco, io sono di origine di Ascia bresciana, quindi Peschiera raccontata contro i bresciani e bergamaschi, diventa tutt'altro Peschiera, quindi il bello è cogliere proprio l'attimo, la fotografia della storia, e un reporter come Dante chi ce lo dà. L'altra cosa è il raccontare, citare i luoghi. Allora il lancio, quindi senza rubare ulteriore tempo, il lancio, magari proprio in questa bella collaborazione che si sta instaurando con l'Italia medievale, potrebbe essere quello quando finalmente ci libereremo di questo nemico. E mi veniva da pensare prima insieme a voi come l'avrebbe descritto Dante questa situazione, questa nostra prigionia. Quanto siamo poveri noi che abbiamo dovuto usare l'inglese per dire lockdown. Ringrazio ovviamente l'Istituto Italiano dei Castelli e la sua instancabile segretaria lombarda Susi Villari, con la quale abbiamo detto Villari, non so dove cade l'accento. Sono Villari. Una lombarda. E quindi adesso, se ci sono domande, brevemente potete farle. Un attimo.